3. Ehi, fermi tutti, calmiamoci. Quanti video ho fatto, Sanji? 3. Dobbiamo recuperare, ovviamente. I just wanna have some fun. Salve a tutti, qui da Toh! Ho di nuovo la videocamera. E non è possibile. 3 a 1. Recuperiamo, ragazzi. Parliamo di cose serie. Vi ringraziamo per i 20 iscritti. Grazie davvero di cuore. Non ce l'aspettavamo. Un tempo fa eravamo a 10 iscritti. Abbiamo fatto il video sotto la Statua della Libertà. Beh, adesso ovviamente ci sarà il video speciale, come vi ha già annunciato Sanji. Faremo un video insieme per ringraziarvi. Ovviamente non vi spieghiamo nulla. Spero vi piacerà. E lo vedrete prossimamente. Vi devo sul nostro canale, che a parte i 3 video di Sanji che sono usciti uno dietro l'altro, 6 giorni fa, 2 giorni fa, 37 minuti fa. Oh, fermatelo, ragazzi, fermatelo. Ormai è entrato nel suo mondo. Lui vive in Minecraft il giorno. Forse dovrei entrare anch'io in Minecraft. Qualche volta. Ah, devo presentarvi un nuovo amico. Voilà. Oggi c'è Ratatouille. Ovviamente anche lui si mette qui con noi. No, non ti vedi. No, Ratatouille, non ti vedi. Ovviamente vi dicevo di Sanji, che ha pubblicato troppi video. Troppi video. Troppi. Troppi. Ha dichiarato guerra. Mi ha dichiarato guerra. Ha fatto uscire 3 video dopo il mio video. Io ho fatto un solo video e lui fa uscire 3. No, ragazzi, non va bene, ragazzi. Se ti fate per me, lasciate un mi piace. Quindi stavo guardando i suoi video, ovviamente. Li guardo, perché li guardo anche io i suoi video. Volevo congratularmi per... No, serio. Volevo volevo congratularmi con Sam per il suo perfetto accento inglese, per la sua perfetta pronuncia. Very good indeed. Congratularmi con Sanji sempre per il suo italiano. Sì, perché a volte escono parole fuori dal nulla. Ok, io anche non so più parlare in italiano, credo, perché ogni tanto mi escono delle parole nuove. E però complimenti anche per l'italiano, sai, mando un bacio di Sanji. Non sono così tanto cattiva. Non sono cattiva. Sto per parlarvi della seconda parte delle cose strane che accadono a Parigi. Come l'altra volta ho parlato tantissimo. Sono venuti fuori 2 video per forza. Parleremo di moda, ma moda fatta, moda originale, very original. Vi lascio al seguito del video precedente. L'argomento sarà moda e persone folli a Parigi. Un'altra cosa strana di cui parlarvi: Parigi è la capitale della moda. Parigi, sì, così dicono, o almeno ognuno ha i suoi gusti. Mi è capitato di incontrare sulla metro una ragazza vestita in un modo molto strano, che va subito all'occhio. Adesso non so se è la moda del momento, o se è stata una sua interpretazione della moda, oppure quella si è svegliata così e ha detto: ma sì, di cosa parlo? Avete presente i risvoltini? Io credo che si portino anche l'inverno. Però ovviamente l'inverno fa un po' freddino portare i calzoni a risvoltino. E quindi cosa fanno diligentemente? Perché questa è una furbata pazzesca. Mettono i calzoni, i jeans all'interno dei calzettoni. Ma non i calzettoni quelli colorati, vanno di moda. I calzettoni di spugna, poi pure di un colore che era, se no, tortora. Sì, tortora. Sopra i jeans, con le scarpe da jeans. C'è di male, se uno ha freddo. Ah, esteticamente non... No, si può guardare. Ho la foto che adesso vi mostro. Bene, sì. Esatto, questa è Parigi con la sua moda.
Ma ovviamente ognuno fa come ci fa, come gli pare. Un'altra cosa molto assurda che ho notato sono, come vabbè il tempo qui è un po' incerto, uno non sa come vestirsi il giorno, possibile che faccia caldo, come che faccia freddo all'improvviso. Allora uno ci si attrezza, che cosa fa? Si mette il maglioncino, ovviamente, perché se fa freddo non è maglioncino. Sotto gli uomini mettono i shorts o i calzoni bermuda, come volete. Le donne i calzoni di seta, ma non di seta normale, un bel pantalone, no, no, non proprio. Mettono quei pantaloni che io chiamo pigiama, simile al pigiama, quelli larghi, stretti giù. Però devono essere particolari questi pantaloni. Ne ho visti parecchi, leopardati, con il maglioncino pesante. Questi pantaloni, chiamiamoli pantaloni, leggeri, simile, tessuto seta, simile. Molto lucidi ovviamente, però leopardati e rosa. Un'altra cosa bizzarra che mi è successa di vedere a Parigi sono i pazzi nella metro. Sì. Praticamente c'era un cantante rap, così si può definire, un cantante rap sulla metro, seduto al suo posto, tranquillo, aveva le cuffiette e lui con le cuffiette sulla metro cantava, ma ad alta voce, non a bassa voce, cantava la sua canzone a ritmo, era bravissimo, andava a ritmo perfetto. Io e Saggi eravamo seduti dietro questo ragazzo. Dietro di noi c'era un altro esemplare di uomo che a un certo punto dà un pugno al sedile. Dà un pugno, così. Ma sì, siamo seduti, diamo un pugno. Mi giro e vedo questo, normale. Dopo risentiamo un altro pugno, ok. Ogni tanto lui dava dei pugni al suo sedile. Non lo so, forse era arrabbiato con il mondo, era arrabbiato con il rapper, non lo so. Fatto sta che il rapper era arrabbiato con il pugile. Perché, vi dite voi? Perché il pugile stava rovinando la canzone del rapper. Quindi il rapper si ferma di cantare, lo guarda, tipo, e ricomincia a cantare. Beh, che dire, questo è quello che succede. Ovviamente ce ne saranno altri video e ogni volta vi parlerò di cose diverse. Vi ringrazio, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ovviamente dovete dirmi se ti fate per me o no. Dobbiamo recuperare questi tre video di Sanji. Niente, vi lascio a quello che stavate facendo e ciao.